devo fare 1000 metri, di dislivello ci avrò fatto poco meno di 500. Quello che rende faticosa la marcia è l'umidità, non solo l'umidità rende faticosa la marcia, ma anche le pietre sono tutte bagnate, ricoperte di muschio e quindi molto scivolose, e devo stare molto attento a dove metto i piedi. Mi sembra che hanno rinforzato il sentiero, non frenava tutto, frenava tutto giù. E la salita continua. Devo farcela entro le 15, perché sembra che più o meno a quell'ora inizierà a piovere. Il sentiero è sempre così esposto, perché da un lato è sempre quasi in verticale, una caduta. Qui siamo già abbastanza in alto. Qui siamo arrivati ad una casella, 976 metri. Adesso ho fatto una piccola sorta. Come solito esprime così la sua città. Quella parte vado c'è il sentiero per arrivare alla cima del Monte Fiamme, 40 minuti. Se piove mi rifugierò qui, se è chiuso sarò solo. Questi sono caduti proprio sul sentiero. Un sacco di alberi caduti, ma non so se riuscirò ad arrivare in cima. Cavolo, che Matilda vedo ha un problema, come fai? Non mi posso abbassare, tu dirai come fai? Hop. Passiamo, dove si va? Prova ad andare di qua, prova ad andare di qua, dai.